Non riuscivo a dormire e le cose andavano di male in peggio. Prima o poi la verità sarebbe venuta a galla e avremmo avuto le calcagna Falconi insieme ai cinesi e Vinci. Non era così che me l'ero immaginata. Sognavo soldi, auto, donne, rispetto, libertà. Immagino di aver ottenuto tutto più o meno. Ma assieme a prigione, paura costante e al sangue degli amici. Avevo ignorato il problema, ma adesso lui era lì. Era solo questione di tempo. Sei pronto? Vito, sono Eddie. Sta a sentire, devi... Fammi indovinare. Devo raggiungerti subito e devo portare un'arma. No, stavolta no. Carlo vuole vederti al planetario. Ti ha detto perché? No, ma ti consiglio di muoverti. È meglio che non lo fai aspettare. Ci vediamo, Vito. Signor Scaletta, può entrare per favore? Ehi, vecchio, che ci fai qui? Sale su questa cazzo di macchina. Subito. E tu sei? Questo è il nostro amico, il signor Chu. Va bene, che cazzo succede, Leo? Che significa? Ecco, si tratta di te. Hai fatto un bel casino, vero? Hai iniziato una cazzo di guerra. Non so di cosa stai parlando. Non cercare di fottermi. Quando sparavo in faccia alla gente, tu ancora te la facevi addosso. Metà dei nostri sono morti, come pure metà di quelli del signor Chu. I federali ci stanno col fiato addosso. E la colpa è solo tua. Leo, senti. Senti tu, se non fosse per me, ormai saresti morto. Quindi vedi di aprire bene le orecchie e stai a sentire quello che ho da dirti. Quello che hai fatto a Chinatown era per quel gran coglione di Henry, giusto? Sai per chi stava lavorando quando è morto? Quando è stato massacrato? Lavorava per i federali. Era una cazzo di talpa. Ecco perché il signor Chu l'ha sistemato. Ed ecco perché i federali stanno addosso a Carlo. Ma io non dimentico gli amici, Vito. Tu mi aiutasti e io aiuterò te. Ho chiesto in giro un paio di favori. Ti sto dando l'opportunità di sistemare le cose. Ok, ti ascolto. Facci un piacere. Occupati di Carlo. E se rifiuto? Addio. Frank e la commissione ti vogliono morto. E anche il signor Chu. E oltretutto, hai garantito per un traditore. Pensi che Carlo ci passerà sopra? Sei praticamente già morto. Quando? Ora. Ogni minuto che passa è un minuto di vantaggio per gli sbirri. Falcone si è rintanato nell'osservatorio. Non è stupido. È uno sporco bastardo, ma non stupido. Sa che qualcosa non va. Va bene. Ferma la macchina. Ricordati, è la tua ultima possibilità.
Ah, merda. Ehi, ragazzi. Ehi, Vito. Il capo vuole vederti. Bene, voglio vederlo anch'io. Senti, Vito, devi darmi la tua arma. Sì, certo. Eccola.
Ah, ma guarda chi c'è! Ma guarda che hanno mandato! Che beffa! Che t'hanno detto, Vito? Che se mi elimini va tutto a posto? Veramente credi che ti lasceranno vivere dopo quello che hai fatto? Gli idioti come te non vedono mai il quadro generale. Ma il tuo amico Joe, sì! È vero, Joe? Che cazzo succede? Potrei chiederti la stessa cosa. Strana cosa la lealtà, Vito? Negli affari non c'è posto per l'amicizia. Questo non te l'ha detto il tuo vecchio amico Leo mentre gli facevi i pompini in cella? Sei solo una minchia di pedina, Vito. Ecco cosa sei. Quando lo capirai? Joe, devi fidarti di me. Pensi che me ne fotta qualcosa dei federali? O dei vecchi bastardi della commissione? Ti stanno usando! Così come ti ha usato Clemente! E come ti ho usato io! E persino quel fottuto traditore di Henry! Hai garantito per quello stronzo! Lo hai portato in casa mia! E ora, testa di minchia, la devi pagare! Ora, Joe! Ehi! Se vuoi sparare, fallo subito. Che aspetti? Vito, spariamo a quel suo caninche. Ricordati quello che ti ho detto, Joe. Vuoi rovinare tutto quanto? Fallo! Due. Ora! Avanti, soffia cazzo! Uccidete questi due pazzi! Bastardo, non puoi farcela! Non puoi ucciderle tutte! Siete proprio pazzi, Divertirò a vedervi morire! Forza, andiamo! Sono solo due! Sai una cosa, Carlo? Negli ultimi 10 anni non ho fatto che uccidere. Ho ucciso per il mio paese. Ho ucciso per la mia famiglia. Ho ucciso chiunque si mettesse sulla mia strada. Ma stavolta lo faccio per me. Tutto bastardo. Spero proprio che tu sappia cosa stai facendo. Tranquillo, ci ho pensato io. Vedrai. Allora, di che stava parlando prima? Ah, nulla. Mi ha fatto un'offerta. Tutto qui. Sì, questo l'avevo immaginato. Che tipo di offerta? Volevo che ti ammazzassi. Mi avrebbe nominato capo, con tanto di banda di scagnozzi. Quello che ho sempre desiderato. Oh, davvero? E allora perché non l'hai fatto? Ti ricordi di quei $5 che mi devi? Che minchia succede? Va tutto bene, Joe. Fatto. Fatto. Molto bene. Allora, possiamo festeggiare. Che dici? Andiamo al bordello? Per me va bene. Vieni con me, Vito. Abbiamo molto di cui parlare. Ok, ci vediamo lì. Va bene. Qual è il segreto? Ehi, ma che cazzo succede? Dove portano Joe?
Scusa, amico. Ma Joe non rientrava nell'accordo.